ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'agenda del santuario di San Pio da Pietrelcina, un'agenda che inevitabilmente risente ancora degli influssi della festa di San Francesco d'Assisi che abbiamo celebrato ieri 4 ottobre tutti insieme, una festa che tra l'altro qui a San Giovanni Rotondo è stata segnata da un tempo Quasi estivo, che ha permesso non solo la partecipazione di tanti pellegrini alle celebrazioni liturgiche organizzate nel santuario di San Pio, ma anche alla processione serale che si è tenuta ieri sera appunto e che ha visto davvero centinaia di persone dietro la statua di San Francesco. E abbiamo avuto modo di vivere la novena in preparazione alla festa del Serafico Padre, grazie alle parole di Fra Italo Sant'Agostino che ci ha accompagnati nel corso della novena. In preparazione appunto alla festa che ci ha eh, condotti fino al 4 di ottobre. Ma eh, le celebrazioni sono cominciate con il transito di San Francesco, con le ultime, gli ultimi istanti di vita potremmo dire del serafico Padre che viene accompagnato nel cielo dalla schiera dei suoi fraticelli. Allora, rivediamo insieme alcune immagini e parole significative del transito di San Francesco la sera del 3 ottobre nel santuario di Santa Maria delle Grazie. Yeah. you. 谢谢。鞭鞭 C'è una storia simpatica riportata dai fioretti. In questa storia si racconta che un giovane fraticello avrebbe voluto fare tutto quello che faceva Francesco e per non mancare a questo desiderio, quando la sera andava a letto, pensò di mettersi vicino a Francesco e soprattutto di legare per paura di non potersi svegliare nel cuore della notte perché Francesco a quell'ora pregava e lui voleva fare la stessa cosa, legò il suo cingolo, il cingolo del suo saio, a quello di Francesco, così quando Francesco si sarebbe alzato, avrebbe cominciato la sua giornata, lui sarebbe stato strattonato e poteva seguirlo in tutto. Ecco, forse qualcosa di simile, idealmente, ciascuno di noi può fare questa sera. Francesco è andato, è volato. Ma ciascuno di noi, se porta nel cuore il desiderio di poterlo seguire fino alla fine, fino al paradiso, come tutti ci auguriamo, ecco, idealmente, questa sera, forse possiamo compiere qualcosa di simile e credo che Francesco, al momento giusto, ci porterà con lui. Siamo arrivati quasi al termine di questo momento, manca il momento della benedizione, del congedo. Prima di fare questo reciteremo la preghiera per eccellenza di noi cristiani, quella che ci ha insegnato Gesù. Ecco, anche questa preghiera la reciteremo con il pensiero rivolto, potremmo dire, alla prima Pasqua di Francesco, al primo passaggio significativo quando si spogliò completamente delle sue vesti dinanzi al vescovo Guido e dinanzi ai suoi genitori e cominciò un'altra vita. Ecco, forse noi viviamo ancora questo passaggio, siamo chiamati continuamente a vivere questo spogliamento, no? questo passaggio definitivo. E intanto recitiamo questa sera questa preghiera che il Signore Gesù ci ha insegnato nella memoria di quello che fu per Francesco e di quello che ogni giorno è ancora per noi. Immagini molto belle, e interessanti, la lavanda dei piedi del guardiano ad alcuni frati della fraternità di San Giovanni Rotondo che abbiamo visto in questa breve clip con le parole di Fra Nicola Monopoli, responsabile della pastorale giovanile del santuario. E le celebrazioni della festa che si sono tenute ieri sono culminate con la celebrazione appunto delle ore 18 la Santa Messa Vespertina che ha preceduto la processione per... Le strade di San Giovanni Rotondo presieduta dall'Arcivescovo Padre Franco Moscone. Ascoltiamo un breve stralcio della sua Omelia. Si diventa nuove creature nella misura in cui assumiamo la verità di questi tre verbi mettendoci dietro il Signore andando a Lui, imparando da Lui e facendo nostra, abbracciando la sua croce che diventa la nostra e la nostra che diventa la sua. E così si trasforma il tutto in quella novità che è il Signore Gesù. Oggi Papa Francesco ha, ci ha fatto conoscere l'esortazione apostolica Laudate Deum. Ha voluto proprio il giorno di San Francesco d'Assisi perché è una continuazione, o meglio, aggiornamento, dopo otto anni, della Laudato Si. I grandi testi del nostro Papa hanno un sapore e un richiamo a Padre Francesco, Laudato Si, fratelli tutti, e oggi questo Laudate Deum. È un testo breve rispetto agli altri, io dico tra virgolette meno male, così si legge prima e, e si medita anche, con... ma è un testo che invito tutti ad ascoltare, a fare proprio, perché ci aiuta in questo momento storico, in cui dobbiamo prendere sul serio quello che è l'impegno della nostra generazione e del nostro mondo, soprattutto il nostro mondo occidentale, di fronte all'intera umanità di oggi e soprattutto quella di domani. Perché la logica dominante degli ultimi due secoli, del pragmatismo e paradigma tecnocratico, ormai ha dimostrato tutta la sua incompetenza anche quando si vanta di scientificità e di progresso, perché non solo compie meraviglie, ma compie atti che creano condizioni da cui a volte non si riesce a tornare indietro e soprattutto privilegia alcuni chi ha già il potere in mano e la forza a danno degli ultimi, dei poveri. È una logica che va superata e Francesco d'Assisi ce l'aveva molto chiara ed è una logica che non esclude, non toglie l'uomo dalla sua centralità all'interno del mistero della creazione. Ma come dice, secondo me è una terminologia nuova che il Papa ci, ci offre attraverso questa esortazione apostolica c'è bisogno di un antropocentrismo situato, situato. L'uomo sì è la creatura centrale, ma è situata dentro un ambiente, un sistema che è il sistema della creazione ed deve essere situata in un modo tale che ne costituisce una fraternità universale e aggiunge anche il termine una comunione. Il pragmatismo tecnocratico, in nome del progresso e del potere, ha finito per rompere, per spezzare questa fraternità e mettere in crisi, per cui l'uomo non si trova più sovente insieme alle altre creature come compagne di viaggio, ma le ha trasformate in sue vittime. Ma facendo così, ci mettiamo al posto di Dio e quando ci si mette al posto di Dio il rischio più grande è che noi stessi diventiamo pericolo a noi stessi. Allora che San Francesco d'Assisi, che ci ha regalato e donato come obiettivo eterno il cantico delle creature, ci aiuti veramente a prendere coscienza del nostro limite, ad assumere uno slancio nuovo di etica, di cultura e di spiritualità, perché è un'etica secondo il Vangelo, una cultura che abbraccia le forze, le disponibilità e le capacità uniche di tutti i popoli, incominciando dagli ultimi, dai più poveri e soprattutto la spiritualità. Lo Spirito che ci viene dal Vangelo ci daranno l'opportunità di recuperare la fraternità universale e la comunione, essere veramente dentro il mistero della creazione, elemento di quella novità che è Cristo Signore e che è il vero progresso, il vero futuro che è la salvezza di tutti. Ecco chiediamo a San Francesco e a Padre Pio che ci aiutino in questo cammino di essere creature nuove al servizio dell'intera creazione per la salvezza universale. Sfogliando l'agenda delle attività del santuario di San Pio da Pietrelcina rimaniamo alla giornata di ieri, abbiamo avuto modo di raccontare anche nel corso del programma Viandanti sulle strade del Vangelo con Fra Raffaele Mangiacotti dell'inizio del mese missionario di ottobre e anche i frati minori cappuccini del santuario di eh, Padre Pio come ogni anno hanno deciso di organizzare una mostra missionaria che in qualche maniera vuole eh, comunicare a tutti tutti i pellegrini che si recheranno qui a San Giovanni Rotondo, quali sono le attività che ormai da decenni contraddistinguono la provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio in terra di missione. E Appunto ieri a Mezzogiorno, come dicevamo anche nel corso del programma Viandanti sulle Strade del Vangelo. C'è stata l'inaugurazione di questa importante mostra missionaria nei locali della nuova chiesa di San Pio da Pietrelcina. Si tratta di una che vuole appunto eh, condividere. Tutti quegli oggetti, tutte, tutti quegli utensili che eh, contraddistinguono eh, la vita in Terra d'Africa, con eh, delle speciali menzioni ovviamente anche ai frati missionari che hanno visto la loro attività apostolica eh, proprio in quella terra, un'attività fatta di sudore, di fatica e di evangelizzazione. Eh, sono eh, utensili molto belli, molto eh, anche significativi dal punto di vista emozionale e non solo che consentono a chi si recherà appunto a visitare questa mostra di immergersi in quel clima missionario che tanti frati con fratelli di Padre Pio hanno vissuto e respirato per tanti anni. Noi ne parleremo anche nel corso delle prossime puntate dedicate al mese eh, missionario e alle missioni in generale con appunto la trasmissione Viandanti sulle strade del Vangelo. Ma ieri festa di San Francesco i frati di Padre Pio hanno anche compiuto un gesto importante perché eh, si sono eh, recati in alcune scuole eh, primarie e secondarie di San Giovanni eh, Rotondo, eh, nello specifico il guardiano del convento fra Rinaldo Totaro, il parroco della eh, parrocchia di San Francesco fra Italo Sant'Agostino e Sant l'intera equip di pastorale giovanile e vocazionale per eh, proporre anche con una lettera che a breve vi eh, leggerò di commemorare insieme ai ragazzi gli 800 anni. Anni del presepe di Greccio nel prossimo avvento e soprattutto ovviamente in prossimità del Natale. Un'accoglienza calorosa, importante nelle tre classi in cui sono state simbolicamente consegnate queste lettere che i frati hanno ricevuto da parte dei bambini ma anche dei più grandi e eh, come ben sappiamo ehm, questo 2023 è l'anno d'inizio delle celebrazioni di alcuni centenari francescani che ci accompagneranno fino al giubileo eh, ordinario del 2025 e fino al 2026 l'anno in cui si commemorerà l'ottocentesimo anniversario della morte di eh, San Francesco avvenuta il 3 ottobre del 1226 e allora i frati hanno scritto ehm, questa lettera come dice eh, ai ragazzi delle scuole di eh, San Giovanni Rotondo per eh, invitarli, a, eh, per invitarli a, eh, ad alcune iniziative importanti anche ad ideare alcune iniziative carissimo giovane amico l'anno scolastico è da poco iniziato con i suoi con i suoi impegni le sue sfide eh, la stessa passione che eh, 800 anni fa motivò San Francesco di Assisi egli era un giovane consapevole che per conoscere Dio mh, bisogna mettere alla scuola della sua umiltà. E fu così che ebbe un intuito geniale, il Presepe. Francesco tornò dal suo viaggio in Terra Santa con il desiderio di rivedere con i suoi occhi e rivivere con i suoi sensi la magica notte in cui era nato Gesù. In un paesino vicino Rieti, chiamato Greccio, realizzò mh, tutto questo. Cercò una grotta, vi preparò una greppia con tanto fieno, vi fece entrare un bue ed un asinello. Ancora oggi, dunque. In quello che è stato il primo presepe, questa tradizione continua ad essere, scrivono i frati minori Cappuccini, e nello specifico nella persona del guardiano fra Rinaldo, una grande scuola di vita. Ci insegna che la vera grandezza si costruisce sulla base dell'umiltà e anche nella dimensione del sacrificio e sopportando qualche privazione. E allora noi frati minori Cappuccini del convento di San Giovanni Rotondo, scrive padre Rinaldo, vogliamo farti un invito speciale. A partire dalle prossime feste di Natale ti proponiamo di renderti protagonista e ideatore con noi di eventi culturali e di fede per celebrare e rivivere gli eventi appunto, che ci condurranno fino al 2026 e che ci conducono a riscoprire le nostre radici storiche e i valori fondanti della nostra civiltà. Desideriamo rivivere con te questo evento e riproporlo nella nostra città attraverso alcuni sogni. Con la tua libera eh, collaborazione e la tua creatività... Tali sogni potranno rendersi concreti: la realizzazione di un presepe vivente, un coro giovanile cittadino che allieti la notte del Natale, un concorso di presepi tra le diverse scuole della città, un pellegrinaggio dei giovani nei luoghi del primo presepe della storia Greccio appunto ed eventuali altre iniziative che potrebbero scaturire della tua fantasia eh, i frati invitano ad, mh, a comunicare eh, eventuali idee e adesioni attraverso anche la pagina Facebook Accoglienza Giovani Padre Pio, abbiamo visto le immagini appunto dei frati che si sono recati ieri in alcune scuole e che eh, sono eh, davvero eh, molto eh, significative dal punto di vista anche come vi dicevo dell'accoglienza che i confratelli di Padre Pio hanno ricevuto da parte di piccoli e grandi e l'ultimo evento che Ehm, vogliamo condividere con voi che c'è stato la scorsa settimana il giorno della festa di eh, San Michele dei Santi Arcangeli e l'incontro eh, fraterno provinciale di inizio anno i frati minori cappuccini della provincia di Sant'Angelo e Padre Pio come ogni anno il giorno eh, del 29 settembre dedicato al patrono ovviamente della provincia perché la provincia di Sant'Angelo e Padre Pio porta come eh, speciale patrono e protettore proprio San Michele si sono uh, radunati nell'auditorium Maria Paila della Chiesa San Pio da uh, Pietrelcina per questo incontro fraterno di apertura delle attività pastorali della provincia religiosa. Stiamo vedendo alcune foto tratte dal sito Cappuccinifoggia.it che ci raccontano questa giornata iniziata con la preghiera dell'ora media um, e poi animata dal ministro provinciale Fra Francesco Di Leo che ha fatto delle importanti comunicazioni a più di 70 frati giunti dai vari i conventi della provincia tra i quali anche il consigliere generale dell'ordine dei frati minori cappuccini Fra Maurizio Placentino, spiegando tra i vari argomenti anche il cammino che sta intraprendendo l'ordine, ne abbiamo parlato anche nel corso del nostro programma Just Today circa la costituzione di due grandi conferenze delle province d'Europa. sono intervenuti Fra Luciano Lotti che ha illustrato il programma di formazione per i frati dell'anno 2023-2024, Fra Raffaele Mangiacotti responsabile delle missioni estere che ha parlato delle iniziative eh, previste eh, per quanto riguarda l'ottobre eh, missionario che si svolgeranno in tutti i conventi della provincia di Sant'Angelo e Padre Pio e poi eh, fra Pasquale Cianci che ha parlato delle attività di animazione giovanile e vocazionale. Un ultimo intervento è stato quello di fra Antonio Lo Sapio che ha presentato il tema della rifondazione della provincia religiosa di Sant'Angelo in occasione del suo 120° anniversario e la giornata si è poi conclusa con la celebrazione eucaristica che tutti i frati hanno vissuto dinanzi alle spoglie mortali di Padre Pio nella chiesa che ospita appunto le reliquie. Queste sono alcune immagini della celebrazione presieduta dal ministro provinciale Fra Francesco Di Leo. Vogliamo ricordare il sito internet in chiusura dell'ufficio accoglienza Pellegrini www.convento santuariopadrepio.it per eh, prenotare le vostre visite guidate ma anche per eh, informarvi su tutte quelle che sono le attività e gli orari previsti dal eh, calendario che i frati ogni anno compilano riguardo alle attività e alle iniziative eh, previste all'interno del Santuario di Padre Pio. Su tutte, ovviamente... La fiaccolata, la fiaccolata mariana del sabato sera, che eh, ormai sta giungendo a conclusione il mese di ottobre, l'ultimo mese previsto dai Frati Minori Cappuccini per quanto riguarda questo importante momento di eh, spiritualità in preparazione alla domenica, ma anche ovviamente il momento molto suggestivo della preghiera sotto la croce che si tiene il venerdì sera. Vi invitiamo a visitare il sito internet per eh, tutte le informazioni per partecipare in maniera attiva e non solo. A questi momenti molto importanti, anche ovviamente per organizzare il vostro pellegrinaggio. Noi ci fermiamo qui. L'agenda del convento torna la prossima settimana.